Stasera siamo qui a parlare un po' di mercato. So che tutti seguono il calciomercato sul sito, ma parlare con gli addetti ai lavori è un po' un'altra cosa. E quindi stasera abbiamo Tino Setti che dalla Valtarese è passato al Solignano, ha allestito uno squadrone e quindi adesso facciamo parlare prima lui. Siamo in attesa di Ghigliani che sta comprando tre giocatori, mi hanno detto. E quindi siamo partiti perché così parliamo io e te e basta, che Bene. tanto io non so niente di calcio e quello che dici, lui non ci dirà mai niente di suo. Tu invece però ci devi parlare di quanto fatto Solignano, perché mi sembra che la squadra allestita sia degna di importanza. Ti dico una cosa, io volevo fare un torneo delle due valli. Sì. Da quando ho saputo che c'è Solignano, nessuno vuole più fare il torneo, c'è un paura di giocare, Allora, la squadra che la società sta allestendo sicuramente è una squadra importante. La società si sta muovendo molto molto bene, sta centrando tutte le indicazioni, tutte le prime scelte che abbiamo concordato tra tecnico, direttore sportivo, direttore generale e presidente, per cui sicuramente mi devo assolutamente definire soddisfatto. Chiaro, le aspettative vedo, leggo, sento, sono importanti, sono molto, molto, molto grandi. Speriamo di poter fare un campionato degno di quanto la società per ora ha fatto. Beh, cioè, le responsabilità dell'allenatore le sai quali sono, perché è una società che, cioè, che allestisce una squadra con Piccinini della Medesanese, Bertorelli della Valtarese, Caputo del Berceto, Caputo che io per cui stravedo, Bruschi che cioè, non avevo bisogno di presentarlo, Pesci che però mi hanno detto che c'è forse qualche problemino fisico, e Bertucci dal Traversetolo, cioè un ragazzo di Solignano, no, se non sbaglio. Certo. Però con delle, cioè che deve essere, è un 92 che ha giocato in eccellenza, credo che cioè, hai una forza in più, senza dimenticare gli altri che No, no, certo. c'erano. La È arrivato base... Milani, vieni, vieni, No, mi sta vieni, vieni, vieni. facendo... No, te vieni con noi qua, ti aspettavamo, abbiamo cominciato perché c'è una riunione, facciamo 10 minuti sveltissimi. Ciao, mister. Non passare davanti alla telecamera. La Ciao. camera è là. Infatti stavo mettendo sotto pressione Dino perché se vedi cioè, cosa ha comprato. No, non vedo niente perché Piccinini, Bertorelli, Caputo, Bruschi, Pesci e Bertucci. Che squadra ha è fatto? l'unione. Finiamo un attimo, dai, poi lasciamo allora. Il colmino è una mezza. No, mi viene bene te, dai, poi Ma no, sicuramente i nomi, i ragazzi che abbiamo apportato sono sicuramente importanti, ripeto. Sarà da fare un grande lavoro all'inizio anno di costruzione di squadra, di gruppo, di identità, soprattutto di squadra, perché c'è la base nuova. I ragazzi nuovi sono altrettanto importanti, però, ripeto, c'è da creare la squadra, c'è da creare il gruppo, c'è da creare l'identità del nostro gioco, per cui con tutte le aspettative che ci sono, ci aspetteranno in ogni campo e verranno in casa nostra con i bazooka, per cui sarà tremendamente difficile. Quindi dovremo essere bravi già dal primo allenamento, dal primo secondo, a partire non volando ma molto terra a terra, perché le aspettative sono tante, i bazooka in tiro saranno tanti, per cui sarà molto difficile. Sì, con questa squadra qua, sei sicuramente, a parte che, vabbè, non cedo ormai Aguilo, dicono tutti che sia su, quindi, ok, seconda però, Sivizzano che si sta rinforzando notevolmente anche lui, ho sentito dei nomi abbastanza importanti, il Compiano, così, il Collecchio, anche lui, un
un altro squadrone, un bel campionato con il secondo, Felino, un bel campionato con il secondo. E se fatto. Rimane Laudate, anche Laudate sta allestendo una signora squadra. Sì, è vero anche questo. Quindi, sì. Quindi è un campionato molto molto difficile. Sono convinto di questo. Parla forte, chi lo fa, c'è un po' di così. Quello che diceva lui che è comunque, io questa esperienza l'ho fatta prima e non è facile assolutamente, anche se da fuori tutti pensano, dopo le squadre e le partite sono tutte da giocare, perché i nomi, chi non lo sa come mai che non si vincono quei nomi, il Nocento l'ha dimostrato. Dopo è chiaro che avendo buoni giocatori, anche l'allenatore sicuramente ha dei vantaggi, comunque non è facile. Beh, ok. E te? Stasera chi hai comprato? Mi ha detto l'Antonella che eri in sede a comprare tre giocatori. Abbiamo parlato con tanti giocatori. Parla forte, che sennò la telecamera non ti sente. Abbiamo parlato con tanti giocatori, anche se diciamo le firme non sono ancora state fatte, anche se siamo a un buon punto con diversi giocatori. Primo di tutti la conferma di Guasti, che quella invece è una certezza. Che per noi è determinante a livello, diciamo, a livello tecnico, perché noi giocatori uno dei migliori che avevamo e che abbiamo, per qualcuno che avremo l'anno prossimo. Ma quello che ha detto Manso Spia era vero o non era vero? Il discorso della cordata fidentina? Beh, quello lì ormai sappiamo che è tramontata, sì. Però vedi, io qua leggo Petrozza, sì, quello è un altro che abbiamo già acquisito, Guareschi. Guareschi, centrocampista dei Crociati, questa è una notizia di due giorni fa. Un attaccante, un centrocampista che dovremmo definire con il. L'altro è Giordani, che non abbiamo detto. No, il Giordani non sarà con noi. No, vabbè, no. Dei due, questo Giordani, no, qui sono 2,92 che erano a Bressano l'anno scorso. Guareschi l'ha già avuto con noi l'anno prima a trattare, poi è andato a Bressano. E no, non ha preso la lentigione. E quest'anno se andremo d'accordo con il COS, con i Crociati Innocento, penso che saranno con noi. Ho capito, quindi non è gente che no, cioè devi ancora vedere gli accordi, già definito. E quello che dicevo io, Santi, Cantini, Larini, Fisicaro, che prendi di questi quattro? Probabilmente Fisicaro fa in mezzo il gruppo di quelli di prima che sono dei Crociati e quello ha parlato anche lui stasera, però sono propensi, però l'ok ci devono dare i Crociati. Manca Cucchi, mi sembra. Cucchi del Berceto, no, però anche Cucchi c'è un ottimo delle prime notizie. Penso anche lo stesso Varazzani sarà con noi invece. Quindi abbiamo una notizia nuova. Ma diciamo che abbiamo avuto la conferma da lui, anche se lui è via adesso, quindi non ci abbiamo parlato, diciamo. Con la forte, Ghilo. Non ci abbiamo parlato davanti perché non l'abbiamo visto, ma il papà e la mamma ci hanno dato la conferma. Dove sei, Spa? Ok, Milesano, mi hai detto la notizia di oggi della Valtavese che ha comprato Martini. Del Fidenza, il 93, che è cresciuto nel Cervo, che ha giocato due anni nel Parma e che l'anno scorso ha fatto 30 partite in eccellenza, l'attaccante esterno, ha fatto pochi gol, però parlano tutti benissimo di questi. L'hanno preso definitivo e questo non so se può essere un allarme, però hanno voluto mantenere una prerogativa, cioè in pratica se lo vendono, se esplode, certo. Perché questo ragazzo ci credevano molto. Tra l'altro il procuratore è mio vicino Giovanni Bia, adesso ho provato a contattarlo, ma è a Milano che sta contattando altri livelli. E comunque, ecco, la Valtarese con questo ragazzo, cioè secondo me molto promettente, ne parlano tutti benissimo, si è messo a posto, diciamo, davanti, in porta da preso vicini che... davanti oltre a questo Martini chi è rimasto? Chi ha preso poi? Ha preso Squeri del Bologna che è un ritorno e questo ragazzo Filippi, un 92 che ha giocato nell'Unigiana il girone di ritorno giocando, dicono tutti, molto bene, però il problema è che ha preso 7 giornate all'ultimo minuto dell'ultima partita dello spareggio e quindi per due mesi
penso che non lo vedranno, anche perché ha ricorso... Speriamo di incontrarlo a Valtarese. Però a Valtarese il discorso è, come vedi, è andato via un sacco di gente, e poi a centrocampo, te che li conoscevi, vedendo tutti questi ragazzi... Siamo un po' fuori, e quindi... Il mercato della Valtarese in questo momento, secondo me, si sono confermati gli acquisti di Filippi e di Martini, è un ottimo mercato perché ha sostituito un grandissimo portiere con un altro grandissimo portiere, è riuscito a confermare la cerniera difensiva con Del Nevo, Mazzoni, Buzia. Penso che Salvini lo riscatteranno dal Fornovo, adesso ci sarà un po' di commedia, ci sarà un po' di commedia di mercato, ma poi alla fine verrà acquistato, insomma. Poi in mezzo al campo abbiamo due sicurezze, due centrocampisti che hanno fatto la fortuna della Valtarese in questi anni, continueranno a farla, sono due centrocampisti secondo me ambiti da tutta la promozione, o da buona parte della promozione, sono Moretti e Borella Mir. Hanno questo Martini, hanno Filippi, hanno una punta, una prima punta di grande speranza come Calchini, ci sarà un ulteriore esterno giovane, magari andrà rimpinguata un po' la rosa, però secondo me la Valtarese ha fatto un ottimo mercato e ha assolutamente... Si è fatto sudare noi tifosi, sinceramente, attendevo oggi, gli ho fatto i complimenti. Però dico che stanno allestendo una squadra che potrà sicuramente fare... un ottimo campionato in promozione, ma salvarsi senza nessun tipo di problema. Intanto l'hai buttata lì. Intanto l'hai buttata lì, però no, è vero, cioè, no. Obiettivamente credo che... Poi dopo, ragazzi, il campo, sì. Le annate, certo. Lo sappiamo bene, Ghillo, come sono, infortuni, squalifiche, si gira male il palo piuttosto che la parata, eccetera. Sì. No? Sono determinati anche se tanti non ne parla forte, in breve in forma è determinante sempre il discorso che riguarda anche la dea bendata, perché nel calcio noi il giorno d'andata l'anno scorso tutto andava per il verso giusto, il giorno di ritorno è cambiato, quindi però alla fine un pochino le cose si compensano, se la squadra è competitiva lo andrà a dimostrare. Tu sai che le motivazioni sono importantissime. Ma noi cambiamo metà squadra anche noi, proprio per dare motivazioni nuove, visto che non hanno dovuto cambiare allenatore, si cambiano i giocatori. Di solito è meglio cambiare, si fa prima, però per l'allenatore è meglio fare così. No, io se non fosse così non potrei stare più in un ambiente che frequento per il sesto anno consecutivo, quindi diventerebbe, io quest'anno parlo dei giocatori che con me hanno fatto 4-5 anni, di grande soddisfazione, però è chiaro che c'è un fine in tutte le cose, e questo, diciamo, la scelta è stata nei confronti di questi giocatori, anche da parte loro, chiaramente, non solo dalla società. E adesso anche noi allestiremo una squadra giovanissima, molto più giovane dell'anno scorso ancora, quindi con le difficoltà date da questi giovani che verranno inseriti e dalle altre persone, tipo i Cucchi, così caro, sono tutti ragazzi del 90, quindi sì, sì. Non abbiamo... Poi sono, dico, cioè, dei ottimi nest giovani, sì, ma... Sono giocatori che hanno l'esperienza, noi ci siamo sempre giocato sulla corsa, quindi questi giocatori devono avere, non avremo grosse qualità a livello tecnico, salvo che non ci arrivi una ciliegina che... Posso fare una domanda? La ciliegina? La punta purtroppo... Petrov è un attaccante che abbiamo preso, ma ce ne manca un altro. Sì, perché noi abbiamo un ragazzo 93, un ragazzo di colore molto bravo, però è ancora inesperto, poi non è una vera punta, diciamo così, più un giocatore, diciamo, che dà cambi di velocità, un giocatore che verrà impiegato magari non con continuità. E dobbiamo trovare una prima punta di un certo spessore, che doveva essere o Cantini, doveva essere Mosse, che magari non faceva questo gioco, dovevano essere tanti giocatori che purtroppo, non ultimo, ieri abbiamo perso quello che per me era forse quello più desiderato, era Raldi, della Punta Nurese, ragazzo del 90 in prospettiva, molto, direi, molto bravo, veniva dall'infortunio, e la sera prima praticamente
che lui doveva darci l'ok, l'ha chiamato il Fidenza e logicamente rimane di Fidenza. Quindi per dirti che adesso siamo ancora un po' in alto mare, abbiamo un elenco di nomi, ma non abbiamo, non è facile perché effettivamente tutti li cercano e anche i prezzi sono abbastanza proibitivi per alcuni giocatori. Lo stesso Zanni non è che si sia voluto vendere, lui si è ritrovato, essendo libero, a una proposta direi oltremodo un po' per merito anche nostro, perché l'abbiamo rivalorizzato, sì, e lui è tornato a chiedere i soldi che chiedeva prima, che non aveva chiesto a Medesano. Ho capito. Che poi tra l'altro, cioè, prima sembrava Sampolese e poi invece dopo Langhiranese. Questo Langhirano, oggi poi ho preso anche questo Larini, che era un altro nostro obiettivo, l'ha dato là. Fa senz'altro una squadra quanto Rini Giacomo. Poi dovrebbe aver preso anche Paoletti. Paoletti ha preso. La Rini è un ottimo giocatore, come dice il Ghillo, un ottimo giocatore, era a palla vicino. E la domanda che mi dovevi fare? No, era per la punta, era per la punta, perché sta costruendo. Per arterio, no, Ghillo giustamente si copre, eccetera, e giustamente, ripeto, però ha fatto degli acquisti importanti, perché Cucchi e Fisicaro sono due giocatori giovani, ma già con esperienza, già con alle spalle dei campionati, in promozione, in prima categoria, in Serie D, Fisicaro anche, quindi giocatori giovani, ma qualitativamente poi io li conosco Cucchi e me ne hanno parlato anche di Fisicaro, ragazzi serissimi, è molto importante. Ho molto su quelle cose lì, perché anche stasera parlando con lui, un altro ragazzo, sempre del 90 che si potrebbe acquisire, ho notato ragazzi che studiano, ragazzi educati, ragazzi che nel gruppo riescono sempre a farsi valere. Per certa gente cerchiamo di non di non prenderla proprio perché era un buon gruppo, ci vogliono anche delle persone che sappiano stare dentro un'equipe. Quindi adesso, come dice lui, sembrano tutte belle parole d'estate, poi dopo quando si comincia a giocare, come diceva Ancelotti, comincia il brutto. Prima la parte bella del calcio è l'estate, che tutti vincono, tutti sono bravi. Poi dopo un po' come la politica. Comincia le partite. Dunque, parliamo un attimino della prima, il Fornovo che ha cambiato il mister, ha preso il mister Sipone dal Bedonia, che con due anni aveva ottenuto buoni risultati, perché salvezze un partita chiare però importanti, no? E poi ha allestito una squadra che credo abbastanza importante, perché è andato a coprire quei punti un pochino che l'anno scorso erano stati abbastanza grandi, dove era deficitario. In pratica Montaglia della Langhiranese, che è una punta che dicono che sia molto bravo. La conosco, caratterialmente. Boscolo l'ha voluto il mister, che l'aveva avuto che è un difensore laterale, che l'ha voluto il mister, ma che l'aveva avuto a Bedonia. Bertoncini, che credo che sia abbastanza. E poi Mozzoni, il portiere del Real Baganza, che lì c'è stato un po' di cambio. In pratica Bianchi è andato a Real e credo che abbia allestito non una squadra direi importante a nomi, perché di questi ragazzi effettivamente i nomi che tanti non ce ne sono. Sì, no, beh, chiaro. Diciamo che secondo me sta costruendo qualcosa, chiaramente con delle conoscenze buone intorno a Bottarelli, e con un giocatore che fa la differenza. Se c'è una squadra discreta, si vedeva quest'anno in promozione che tutte le squadre che erano davanti erano un giocatore che faceva la differenza e vinceva, che tutte le partite erano in equilibrio. Dattaro faceva tre gol, ma è la stessa cosa la prima, Valla e tu perdevi le partite con questi, e loro avendo Bottarelli se di dietro mettono Bottarelli. La società per adesso insiste a dire che non la vende, ha avuto adesso due proposte. Vado a chiedere a Cavalieri se cambia idea. Non sarebbe male. Aveva avuto due proposte importanti, da quel che sappiamo, dal Salso e dal Traversetolo, ma il conquibus richiesto dal Fornovo
era abbastanza importante, anche perché sono due anni, siccome è un secondo semestre, e quindi c'è ancora due anni di vincolo, e quindi cioè, questo fa sì che magari se la società ha delle aspirazioni quest'anno, logicamente prova cioè, a tenere questo ragazzo che ha dimostrato di fare la differenza. Ecco. Certo. Il Bedonia sembrava che ci sia la fusione col Compiano, come abbiamo scritto più volte, poi la fusione è saltata, il Compiano ha fatto uno squadrone e si può dire che l'ha fatto anche a spese del Bedonia, perché 3-4 giocatori importanti sono andati a Compiano, tu qualcuno forse lo conosci, sì. Lucchi, Dall'A, Foglia, anche Foglia, e poi oltretutto hanno preso Rolandetti e Borella, che sembravano destinati al Bedonia, sono andati insieme ad altri tre ragazzi giovani della Juniores, e il Compiano, che sembrava che non volesse fare niente, adesso sarà una tua... No, hanno tenuto tra l'altro anche lì la solita punta che fa la differenza, Mori, e quindi c'è cioè, Mori e Valentini davanti, e quindi ci hanno allestito una squadra davvero importante, cosa che dalle voci anche loro puntano ai primi tre posti. La rosa allestita dal Compiano, qua tutti parlano del Solignano, parlano del Collecchio, ma il Compiano è una signora squadra con acquisti importantissimi, tutti i giocatori che hanno militato in campionati di prima categoria, una promozione, Borella, Rolandetti, lo stesso Mori, comunque un attaccante di categorie, non di categoria, ma di categorie superiori, per cui è una squadra che lotterà fino alla fine sicuramente per vincere il campionato. Ne sono straconvinto perché, conoscendo anche la serietà e la qualità dei ragazzi, sicuramente faranno un campionato nelle prime posizioni. Volevo spendere prima una parola per l'amico Sipone, perché tu parlavi delle annate che ha fatto a Bedonia, penso che abbia fatto un lavoro eccezionale, perché si è trovato a guidare una squadra in un momento difficile, soprattutto in situazioni logistiche molto particolari, come sappiamo tutti, che le squadre di montagna, soprattutto... Poi Bedonia è proprio l'estremo. L'estremo, con difficoltà nei campi di allenamento, con l'illuminazione, con non poter utilizzare il campo, che vengono da via, quindi è una situazione molto molto difficile, è stato molto bravo. Il Bedonia al momento probabilmente per questa difficoltà di fusione si trova in un attimino di difficoltà di mercato, vedo. Però penso che gli redenti abbiano tale qualità e tale esperienza che nelle prossime settimane fanno... Sì, hanno preso questo allenatore che avevano già avuto, Mancini, di cui tutti parlano benissimo, dicono che è una persona squisita, lo chiamano, sul sito l'hanno soprannominato Bud Spencer, però dicono che sia un po' difensivista, cioè le voci che vengono da di là del passo, però cioè, dicono che faccia gruppo e che soprattutto riuscirà a portare 3-4 giocatori dall'altra parte del passo, però non basteranno mica, credo. Io l'ho incontrato come giocatore, io giocavo a Barceto, lui era allenatore sempre a Bedonia e si è sempre dimostrato una persona squisita, di questo posso testimoniare assolutamente. Poi come sia come allenatore non posso permettermi di dire nulla. Non lo dico, lo andrò a conoscere. Dico solo che come persona è squisito, quindi sicuramente farà bene. Niente, quindi quest'altro anno ce lo avremo qua. Questa è la coppa per il Ghido come miglior matricola. Questa qui è la coppa invece per la miglior campagna acquisti, perché la campagna acquisti che ha fatto Solignano rispetto alle categorie, credo che siano... Il Solignano, la campagna acquisti, onestamente la state esaltando. Ma la campagna acquisti l'ha fatta il primo giorno che ha scelto l'allenatore, allora ha fatto un salto di qualità lo farà per merito di questa scelta, perché gli altri giocatori hanno già fatto altre esperienze e probabilmente non tanto vincenti. Quest'anno io sono quasi certo che invece le cose, e non so, anche se noi allenatori siamo sempre distrattati, contiamo il 10-20%, però tu vedrai, non so perché, a chi ci provano a Solignano sono anni, in tanti.
tu vedrai che quest'anno le cose saranno diverse. Sì, no, io c'hai ragione. In primis è un augurio, in secondo è una certezza. Sì, no, stessa cosa io, perché io quello cosa che ho scritto quando si è saputo che Tino andava a Solignano, perché aveva sicuramente delle garanzie della società, ma anche la possibilità di portare determinati giocatori che poteva scegliere lui. Cioè, in pratica, prendendo Tino, si sono fatti la squadra. Tu devi stare cercando, io parlo, perché io la scelta l'ho fatta quando era stato acquistato neanche un giocatore, se non avevo contattato, non avevamo contattato neanche un giocatore. Io ho fatto la scelta a Solignano, due motivi. I primi sono motivi personali. Secondo, ho trovato un ambiente che mi ha voluto al 100% per tanto tempo, e ho trovato un ambiente con tanto entusiasmo che in poche realtà si trova. Nonostante vengano, come dice Giorgio, da anni di delusione, un rinnovato entusiasmo moltiplicato a 10.000, e questo mi ha coinvolto. È il bello del calcio dilettantistico, secondo me. E poi ci sono un ambiente con entusiasmo che ha voglia e ti fa sentire, tra virgolette, importante. Quando sei in un ambiente dove è una minestra che continua ad andare avanti, ma c'è sempre bisogno di sale, e sto sale non arriva, Giorgio lo sa meglio di me, e l'ha detto lui prima. Veramente. Cambio di giocatori, e la società ha fatto una scelta eccezionale, perché quello che ha fatto Giorgio in questi anni a Medesano sarà irripetibile e rimarrà nella storia. Io non è che voglio contraccambiare complimenti, ma sì, così va bene. Giorgio, si fanno complimenti l'un per l'altro, va bene, la prossima volta non mi caro insieme. Ascolta, ma sono fatti questi, devo concordare, sono fatti, non sono opinioni. No, e poi mi permetto di dire un'altra piccola cosina su Solignano. Solignano paese, cioè il Solignano negli ultimi due anni non era molto seguito dal paese, non c'era quella passione che c'è sempre stata. Noi ci abbiamo giocato contro Solignano, ci ricordiamo sempre che almeno 50 persone c'erano anche d'inverno quando nevicava, per dire, a guardare la partita. E invece questi due anni qualcosa era successo, infatti era nata anche una società di amatori della Dinamo Solignano, e in pratica c'era stato un po' di distacco, no? Invece con l'arrivo di Tino, da quel che ho capito, cioè il paese ha cominciato a vivere ancora calcio, no? Speriamo. Poi lo vediamo, Perché poi alla fine, come da tutte le parti, saranno i risultati, saranno quelli che entusiasmo e avvicinare le persone al campo. Parlando di seconda, ancora anche il Bardi ha preso Fabrizio Bianchi, che giocava, ti ricordi quando giocava con noi a Varano? Sì, no, tu ci hai giocato anche a Forno? Sì, Bianchi sono anni che ci frequentiamo nel campo e anche come avversari. Come avversari, ma anche come compagni di squadra. Abbiamo giocato gli ultimi anni a Forno insieme. Poi l'ultimo anno. Quindi insomma, a Bianchi è un altro allenatore che insomma può fare le differenze in sé, effettivamente l'impegno non mi sembra un po' più gravoso, perché lui da Parma andare là e coinvolgere un paese come Bardi non è così semplice. Sì, l'ambientino, abbiamo fatto un ambientino, lo sappiamo tutti, no? Non credo che sia così semplice, dopo magari farà benissimo, però senz'altro è una scelta abbastanza, direi, intelligente. Non lo so se no, parlo del base del Bardi, chiamare qualcuno da fuori che abbia un po' di palle, se si può dire, come Fabrizio. Credo che Fabrizio è bravissimo, però va contro un'avventura veramente difficile per quello che uno si deve rendere conto quando comincia ad andare a Noveglia, andare a Noveglia, ma anche andare a Bardi. No, penso Noveglia, sai dove è Noveglia? No? Sì, sono ok, devi andare a Bardi e poi c'è ancora... Davo la festa della Ciglia per l'altro. Ecco, ok, si fa allenamento lì. È vero che un allenamento si fa, di solito lo fanno a Felegara o lo fanno, non so se un po' a Felegara e un po' a Rubiano. No, Rubiano, scusami, a Viazzano. Però è veramente lunga. E poi so che ci sono anche due o tre acquisti abbastanza importanti di cui si parla,
però obiettivamente non sono ancora andati. Intanto Fabrizio andrà con qualche giocatore, sì, perché altrimenti non può fare il viaggio da solo. E secondo là trova un giocatore che in queste categorie fa la differenza, che è Massimo Losa, che senz'altro può darsi una grossa mano, se sta bene, se non ha problemi fisici. Sì. Losa non è di più. Hanno un grande capitano che, cioè, lo sto vedendo anche in tornei, l'ho visto come siamo tutti, cioè, fortissimo. Te l'ha fatto tre gol quest'anno, amichevole, comunque lo stesso, io non lo nomino neanche, così faccio prima, tanto sono tutti chiesti. E niente, terza, boh, tutto fermo, tutto, il Sivizzano, che il Sivizzano in pratica ha preso il campionato. Volevo dire, voglio parlare anche del Sivizzano, che di seconda, che in pratica ha preso Caporali, Caporali è un attore, poi ha preso Caporali e Aschieri dal Borgotaro e ha contattato, e questo ha fatto capire anche come vuole fare il campionato, perché ha contattato sia Mori che Valli. Avalli è, in pratica sta decidendo se va al Cermo. Logicamente non può andare a Sivizzano, ma io, con tutto il bene che voglio a Sivizzano, spero per Simone che vada a sì, anche per lui, cioè. Per lui, perché merita sicuramente la prima categoria. Se va a Sivizzano sono contento per il Sivizzano, perché farebbe un grandissimo acquisto, però spero per Simone che vada almeno a migliorarsi in prima categoria. Sì, io anch'io l'ho parlato, e anche secondo anche me, anche così non me lo ritrovo come avversario. quello l'avevo anche capito. Era mascherato per Simone, ma era quello per me. Ma in pratica adesso, tra l'altro, sono ho sentito che hanno chiesto anche alla punta del Noceto, a Musa, quindi, cioè, vuol dire che a Mori, hanno telefonato Roberto Mori, cioè, quindi si stanno muovendo in una direzione abbastanza importante, perché se fai queste telefonate sai che devi andare incontro, vero? Chiaramente lì insomma, ci sono anche degli ingaggi, chiamiamolo, rimborsi e spese un po' più onerosi, quindi noi stiamo trattando con loro Pagliari e speriamo di arrivare a concludere, di portarlo ancora con noi a Medesano. Sì, Pagliari non è andato già sicuro con voi, però sì, insomma. Anche una solita firma. Tutti d'accordo? Ma sì, perché anch'io ho firmato per l'Inter al momento che erano, però loro non hanno firmato. Quindi è rimasta solo la mia firma. No, Pagliari, eh. Cioè, avevi una clausola alta. Ancora tre minuti, parliamo in velocità della terza. In pratica il Valgotta, che ha fatto una squadra super squadra. Sì, perché prendendo Bosi e Carnovale dal compiano, Zecca, che ha fatto un campionato bellissimo a Fornovo. E poi c'è anche Tambini, che ha giocato in seconda, ha giocato quasi tutto l'anno. Carminati, che sembra che, ma tu lo conoscevi sicuramente, dicono tutti che è molto bravino quel ragazzo lì. Bravino, si deve calare nella realtà dei cosiddetti grandi. Ho capito. Ha ancora la mentalità della junior, dei campionati giovanili, quindi allenamento sì, ma non troppo, la domenica ho capito. Sono bene, se non ci sono uguali, quindi okay. Deve diventare grande. Deve diventare un giocatore, diciamo. Poi Madregola, che ha colpito nei punti giusti, ha preso Armani dal Collegio, che però è reduce da un infortunio, Bellini dal Gattatico, cioè in pratica ha messo a posto tutta la difesa, Siri e Zoccali sempre dal Gattatico, e poi ultimo ha preso Valotti, che è ufficiale. Okay. E che era in parola con il Felegara, quindi cazzo, Barotti sei tradito. Cavallo di ritorno sarebbe stato Barotti. Due anni fa con una compagnia che poi era tutta Collecchio e che poi adesso si è un po' lasciata. Il Fornovo, che deve manda Tanzi,
più di tanti, il portiere che fa il portiere alla Varanese, con doveva andarci anche altri 3 o 4 ragazzi, ma tipo Bazzoni, così penso che abbiano detto di no. Della Folgore ti posso dire che ci va un allenatore nuovo che sarà Maini, quello di Medesano, e ci vanno 7 giocatori della Medesanese. Ho capito. Se vuole queste, se non è ancora no, no, ne avevo ufficiale, 3 ce ne avevo, 3 ragazzi giovani che l'avevo saputo. Il giocatore che ha giocato con me l'anno scorso, Valla, l'attaccante, Ruggeri, poi ci va Tomasello, sono 3, sì. Più altri 3 c'erano, sono 7-8 giocatori, Pese, che andranno tutti in questa squadra. Tutti ragazzi che hanno fatto apparizioni con noi in promozione e fatto la juniore tutto l'anno, insieme a Maini, che li conosce bene perché sono tutti ragazzi. Ah beh, poi Maini è stato... E sono loro, sono allenatore, li ha avuti da giovani, tutti li ha avuti. Sì, comunque c'è una vita che è a Medesano, quindi ha tirato su... Medesano l'ha tirato su tutto, su quelli ragazzi di Medesano. Come sempre fatto, sì. Ok, siamo stati veloci, non abbiamo voluto rompere, dopo ci troviamo ancora. Logicamente non possiamo farlo mai il venerdì, sabato e domenica, perché lui deve andare. Mi sta andando al mare. Infatti, vedi i colori. Cioè, questo è a voltare il fieno, però ti posso garantire che lo stress, e noi lo sappiamo, io e Tino, che accumuli dell'inverno, che almeno 2 mesi dovrebbero essere, invece c'è la campagna acquisti, c'è quel... però, e poi dovevamo sempre fare quella cena che avevamo detto che dovevamo fare. Quella siamo sempre disponibili. La coppa, quella che... Lo sto mangiando adesso. Come? Ottimo. No, beh, ce l'hai aperta, senza di noi. Vabbè, cioè. L'ho portata in Versilia. Com'è? Molto buona. È qualcosa di speciale davvero. Niente, ci salutiamo. Grazie, Marco. Alla prossima. Bocca al lupo, grazie altrettanto, Tino. Crepi per tutte e due. Come siete bravi.